Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città. Prima per noi la guerra erano la fame, i bombardamenti. Poi il Badoglio parla per aria e dice che la guerra è finita per l'anglo-americano. E De Botto scoppia sotto casa con l'Opoli Crucchi, che nient'altro aspettavano che dei fai padroni a casa nostra. Roma Wunderbar, e ce la pappamo noi! 4 giorni dopo l'Italia c'è più. E re? Boh. Badoglio, appressa re, l'esercito, tutti spariti, non c'era più nessuno, tranne la fame, quella sempre, e gli sorci per strada che bestemmiavano perché non c'era niente da mangiare. Che dovevamo fare per tirare avanti? Uscì per strada a cercare qualcosa in mezzo alle buche delle bombe, ai camion bruciati, e a quel treno lì, che pareva una manna dimenticata dal Padre Eterno, che già poraccia lui c'aveva già troppe cose da pelare. La coda del treno lì allo Stiezze era lunga una quaresima che non se ne vedeva la fine. Fino all'euro continuava, fino a Milano un altro po'. Era tutta piena di chi ben di Dio, farina, pasta, olio e zucchero a montagna, ma pure armi, fucili, munizioni, tutto abbandonato lì a chi se lo piava. Fu Nicola, dimmi, di venire con lui e non perde tempo a chiacchiere. E che mica eravamo soli ad averci avuto la pensata, no? Tutta garbata era schierata appresso al treno. Tutti lì, ad allungare il naso per sentire almeno l'odore di quel ben di Dio che se ne stava lì intanato. Ma attenzione, c'erano i tedeschi che passavano di guardia e di quelli, i tedeschi, non c'era da fidarsi. Chi sa che prima, chi c'è prova, comincia a girar voce che di guardia ce n'è una sola, al cancello di via Pellegrino Matteucci. Allora qualcuno comincia a girare intorno, scavalca i muri, passa i binari e salta su, in carrozza. E il soldato lì da solo non sa fare, fa finta di non vedere. E a quel momento la gente comincia a diventare la fiumana. Uomini, donne, bambini, non si capiva più niente. Meglio, non ci si vedeva dalla fame. Io non potevo star mica dentro casa rintanata. Le vicine erano già tutte là. Dall'albergo rosso a via dei Sette Chiesi era tutto un via vai, tutta una voce di leggenda sui tesori conservati in quei vagoni. Manco fosse stato il treno da lì babà. Mamma, pur io m'avvio, gli fa mia madre. No, figlia, dove vai? Apri la porta, ma l'hai chiusa a chiave. È pericoloso uscì, è pericoloso sta qui e morisse di fame, c'ho tu figli, ma... Pensa a tuo marito che direbbe, e non lo so che direbbe, è sparito, doveva tornare dal fronte mese fa, e mo chissà dove sta, sta nascosto, ma poi torna, e si torna, almeno gli famo trovare la tavola apparecchiata, mamma, io vado. Sotto fuori dalla finestra al pian terreno, e m'avvio per strada, strada poi, che tu dica a fa, tutta una desolazione. La Michele Bianchi, che una volta era una scuola, ma non sembra così desfollati. E dai a camminare veloce per via dei Nobili, con le carrozze dei camion bruciati, pareva un cimitero delle macchine. Ma la gente che tornava dalla stazione era carica di roba. Io e Alfredo se fanno coraggio. E con un salto salimo su un vagone aperto dove già ci stavano due sorelle. Tu cappellone della maternità, lì all'albergo bianco, Sor Celeste e Sor Leonilde, io le sapevo bene. E mai mi sarebbe immaginato di vederle lì a quel momento. Sorelle, buonasera, tutto bene? Dateci la mano, fietti belli. C'è sto sacco che si è rotto e la farina è in terra. Ecco, vedi, è peccato di Dio sprecarla così. E comincia a cogliere la farina e la lettera per mettersela nel grembiule. No, madre, non vi preoccupate voi per qui. Lasciate qua. Ecco, un sacco di pasta tutto intero. Oh, Maria, questo va bene per tutto il refettorio. E con la collega se ne pigliano una carroccia caricandosi sulle spalle dopo che l'aiuto a portarli giù dal treno. Alfredo, gli ha mandato la mano pure lì. Alfredo! Ma dove sei andato? Alfredo è già carico dei fagioli secchi e dei 3 pacchi di pasta e di farina. Andaccia! E voglio! Mi fa guardandosi intorno. E vabbè, quello lo torniamo a caricare dopo, gli rispondo. E stendiamo la coperta che ci serve per ricogliere il carico abbondante. Taglia che pesa, è tutto bene a Dio, attenta al freascere nel gradino e poi via, se va.
ma nel mentre che saltavano i binari, camminando muro muro sotto al treno, non te incrocio, Mario, è il figlio di Vico, che trascina la cassa di munizioni insieme a 3 dei cazzetti dell'età sua. Eh sì, sono proprio munizioni dei mitraglia. Ci sta scritto pure sopra. Oh, io mica sono stata lì a perdere tempo, eh. Ogni volta che vedo uno che ritorna con sacco sulle spalle, allungo il passo. Si riesca a riempire la dispensa, stiamo a posto per tutto il mese. E poi se vede, dovranno arrivare sti americani. O dove mannacce noi a liberare loro? Qui fino a mo se vedono solo gli tedeschi col coprifuoco e tocca stare attenti a non trovarseli davanti. Ma mentre che mi avvio di fretta e furia, vedo pure una ragazzetta tutta sola che corre come a me verso la stazione. Ma quella è Nina, la figlia di Checco e di Lucia. Ciao Nine, che sta a fare lì da sola per strada? Ciao Ermi, sto a cercare mio fratello Mario a quest'ora. Mi padre gli ha detto di sta a casa, ma lui è scappato dalla finestra. Mo papà sta via con me. Ma vedi di tornare a casa, che a quest'ora ci sarà tornato pure lui. Non faccio un tempo a dirlo, che un'altra donna si avvicina e gli dice: Nina, guarda che se cerchi tuo fratello Mario, io l'ho visto con altri tuoi amici vicino alla stazione, può essere che è entrato da lì. Nina non se lo fa ripetere e comincia a correre spedita. L'altra gli urla dietro: sta attenta alla cancellata, non ti avvicinare all'ingresso principale, Nina! Ma quella già è scappata via. Gli voleva dire che c'è un tedesco armato di mitraglia, che è sempre più nervoso e urla alla gente da andar via. Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a...